Ciao ragazze, ciao ragazzi, avevo detto che avrei terminato questo pomeriggio di questa sessione pomeridiana di video per poter iniziare a studiare, ma visto che manca un quarto d'ora alle 17, ne voglio approfittare così poi inizio a studiare dalle 17 in poi fino a serata inoltrata. Questo video vi voglio recensire due provine di profumi. Allora, come vi dico sempre, quando vi parlo di profumi, io non me ne intendo, non sono un'intenditrice, quindi è quello che il profumo a primo acchito e dopo un po' mi rilascia come sensazione, che mi fa scegliere se un profumo mi piace o meno. Non me ne intendo di note, non me ne intendo di evoluzioni, eccetera. Quindi questa è la mia unica, anzi, la seconda nota, la seconda caratteristica che osservo. Quindi la prima è che tipo di sensazione mi dà all'inizio quando sento il pieno del profumo, e poi ovviamente se mi fa allergia. Quindi sono tutte primissime impressioni, cioè se il profumo all'inizio mi piace il profumo come è nell'aria, come lo sento addosso e non mi fa allergia, utilizzo quel profumo. Per questo spesso e volentieri mi faccio dare appositamente campioncini di profumo, così posso provare profumi e poi eventualmente sceglierne uno. Allora, il primo che voglio recensire è questo di Laura Birzotti. L'ho fatto volare, si chiama Roma Amour, è un eau de toilette. Ok, qui non ha nessuna. Allora, nuova fragranza, un'onda d'amore alla femminilità e alla città eterna. È un profumo, la confezione è questa, sembra un tronco di una colonna greca più che altro, diciamo greca. Ovviamente anche romana, perché lo stile della colonna romana riprende ovviamente lo stile di una colonna greca, ma la tiravano su in modo diverso. Giù nell'info box di entrambi i profumi vi lascio le pagine internet dei siti dove ovviamente vi descrive la fragranza e le varie note olfattive di passaggio e quelle finali. Questo di Laura Biagiotti, anche se è un eau de toilette, quindi non un eau de parfum, sul mio tipo di pH non si trasforma male, ma rimane veramente molto molto bello. Io ho un pH un pochino acido ed è dolce ma non tantissimo, quindi non è stucchevole, è un po' pizzicantino, quindi da quel brio. Lo descrive ovviamente come un'ode all'amore il fogliettino illustrativo e alla femminilità e alla città eterna. Non è che mi ricordi Roma, però mi dà questa impressione di una fragranza per una donna dalla bellezza eterea, quindi una specie di Venere. Bella, la vedi passare, anche proprio i tuoi occhi dicono: quella donna è stupenda, ha una bellezza immortale. Questo profumo, questo mi ricorda, cioè mi vengono in mente queste Venere. Che hanno una bellezza eterna, sono bellissime anche a 80 anni, a 100 anni, sono delle donne stupende, e questo è quello che mi ricorda questo profumo. E poi sulla mia pelle non mi fa allergia, non vira in profumi strani, quindi mi è piaciuto molto. L'altro prodotto, l'altro profumo di cui voglio parlare è Wood di S, non so pronunciare questa marca. DS Square, no, V della marca, chiedo scusa. DS Square 2, sempre un eau de toilette. Vediamo se. Ok, mandarini, mughette, osmatus, magnolia, ambra. Questo è più piccante, ha una nota un pochino più aspra che me lo fa piacere di meno rispetto a questo di Laura Biagiotti, e anche sulla mia pelle questa sensazione a sprognola si sente prima, quindi non mi fa impazzire. Però questo tipo di profumo in un secondo momento, io per un momento lo perdo, cioè lo metto, sento questa nota un attimino forte che poi la perdo subito, non la sento più, e dopo poco, dopo una mezz'oretta, esce in modo un'esplosione fresco.
Un'esplosione fresca, mi piace. E poi a un certo punto svanisce di nuovo. Diciamo, io l'ultima nota calda dell'ambra, eccetera, non la sento, quindi sulla mia pelle non reagisce in modo molto prolungato. Però diciamo che almeno non mi ha fatto allergia, non mi ha fatto impazzire come profumo, almeno non mi ha fatto allergia. Quindi, ni. Chiedo scusa, chiedo venia per questa video recensione di due profumi descritti in modo balordo che non hanno dato null'altro se non dei link nell'info box che vi rimandano alle loro pagine, così vi potete leggere le note e capire di che profumo stiamo parlando. Sono proprio pessima sotto questo punto di vista. Comunque, se ti ha divertito come ti ho descritto questi profumi, più quello di Laura Biagiotti, perché mi fa ricordare più cose rispetto all'altro. Comunque, se ti ha divertito la mia recensione dei profumi, ovviamente ti invito a mettermi un pollice in su. Se non vuoi perderti i prossimi video, c'è il tastino per l'iscrizione, così non li perdi, ti arrivano in home. E nel frattempo ti ringrazio per avermi fatto compagnia. Io ti mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!